tutti, bentornati sul mio canale. Oggi una nuova tipologia di video, un video che non ho mai fatto, l'ho visto fare da Chiara Facchetti, se non sbaglio, e mi è piaciuto tanto. Lei ha fatto diversi video di questo genere, e appunto il fare shopping bendata. E oggi farò il video dello shopping bendato su Lush, sul sito della Lush. Acquisto sul sito della Lush, acquisto bendata sul sito della Lush, qualcosa del genere. Allora, inizio subito, se guardo giù è perché ho il computer proprio qui sotto. Ok, allora iniziamo subito. Andiamo sul sito della Lush che io già avevo cioè, sbirciato un pochettino, ma perché si sa. Io in tutta la regione non ce l'ho Lush, quindi per forza di cose devo comprare online. Oppure quando vado a Roma, molto spesso vado nei negozi a Roma, ecco. Allora, ok, siamo sul sito. Io per bendarmi userò questa fascetta invernale. Quindi, allora, inizio già applicandola. Ok, vado a schiacciare qualche pulsante direttamente adesso per vedere cosa ci esce, qual è il primo prodotto che esce. Io non vedo niente, non posso nemmeno aprire gli occhi perché cioè, anche aprendoli, a parte che non vedo, ma più che altro non posso aprirli perché ho l'extension alle ciglia e già mi sento che ho fatto una brutta idea a fare questa cosa. Quindi io, muovendo il mouse un po' così a casaccio, sperando che sono nel sito comunque. Allora adesso scendo un po', mi muovo così e schiaccio questa cosa qui, che spero di... Bene, dov'è il mouse? Ok, quick non ci interessa. Allora, togliamo un attimo questa cosa. Ok, aspettiamo. Io vado adesso su prodotti e faccio una cosa generale per non prendere cose che io poi non utilizzo. Quindi, bagno e doccia. Ah, no, devo proprio. Ok, non vedo niente. Allora, andiamo su corpo, creme corpo, olio da massaggio, scrub corpo. Allora, scrub corpo no, perché ho un brutto passato con gli scrub Lash, perché mi hanno fatto uscire svariate volte delle infiammazioni, chiamiamole così, delle bolle, tutto sul braccio. Vabbè, ma questa è una cosa più là. Io sto sudando con questo sulla fronte, quindi... Ilaria, andiamo al dunque. Olio da massaggio. Ok, si sta caricando. Aspettiamo qualche secondo che si carica. Ok, dovremmo starci, non lo so. Io non vorrei spostarmi tanto con il mouse perché ho paura di perderlo nel computer, cioè nel senso. Non so se... Ok, non parlare, Ilaria. Vediamo un po' se sarà questo il nostro prodotto. Dove sono col mouse? Non ho preso niente, ok. Però mi sento molto, molto deficiente. Io questa cosa la volevo fare con mia cugina. Ho schiacciato qualcosa. Ok. Rischiaccio, dove sono? Ancora nessuna recensione? Ok, quindi presumo sia questo. Holy Berry olio da massaggio. Ok, inseriamolo aggiunge al carrello. E intanto abbiamo preso una cosetta. Io mi ero ripromessa di prenderne almeno 5, 4-5, dipende, senza lasciarci un patrimonio. Quindi adesso rivado su prodotti e scelgo un'altra categoria. Mi piacciono molto le gelatine da doccia, però sì, si spappolano e con le unghie lunghe non penso sia il caso. Oli da bagno no, non ne vado pazzissima perché non mi lavo spesso.
Non faccio il bagno frequentemente, quindi scelgo qualcosa per la doccia. Quindi per forza di cose, gel e gelatine per la doccia. Allora, intanto che si carica, mi posiziono la fascetta e inizio a girovagare con il mouse. Io non so dove mi trovo, ma faccio un po' su e giù. Non ho idea. Cioè, questa cosa io poi prendo tutto alla leggera, quindi quando vedo questi video dico oh, vabbè che ci vuole come l'ASMR. Io sì, va bene, proviamo tanto che ci frega di qua di su di giù e poi non sono capace a risolvermi. Ho schiacciato qualcosa? Dov'è il mouse? Bene, sono sui bestseller. Vabbè, quindi facciamo una cosa, ritorniamo su, ok? E riscendiamo piano piano. Faccio così, vado giù, rigiro. Ho schiacciato qualcosa? Ok. Sono più vicina a questo giallo qui, che già l'avevo addocchiato, quindi prendiamo questo. E non viene nemmeno tanto, cioè viene pochissimo per un prodotto Lush e questa cosa mi sa che è così per il prezzo che viene. Quindi aggiungiamo al carrello bagno da doccia che non ho mai provato e sono molto molto curiosa di sapere com'è. Ok, adesso torniamo qui e cambiamo categoria. Vediamo se c'è qualcosa per Natale. No. Che io posso. Allora, vediamo un attimo. Allora, il make-up lo escluderei a priori perché appunto stando sul sito io non so, cioè non vedendoli dal vivo ovviamente non so che materiale è, che materiale poi manco fosse petrolio. Comunque quando si tratta di make-up voglio provarli sulle mani o sul viso direttamente per farmi un'idea. Quindi sul sito, cioè il make-up lo prendo quando sono, diciamo, al negozio, appunto, non sul sito. Quindi lo escluderei a priori e ci ho cliccato lo stesso, così giusto per aprirlo. Quindi torno indietro. Faccio una crema corpo che non so se ho. No, ci avevo l'olio, quindi no, crema corpo ne ho abbastanza, quindi no, passiamo avanti. Rettifico tutto, cioè cancello la mia mente. Ogni 5 minuti devo resettarla perché. Boh. Comunque, allora, io non. Vabbè, l'importante. Niente, Ilaria, vai avanti. Allora, bombe da bagno, no, perché ne ho ancora una del 70, che appunto non facendo bagni, che la compri a fare, Ilaria? Proviamo qualcosa per i capelli, azzardiamo qualcosa per i capelli, facciamo uno shampoo, dai. Che io ne ho provato solo uno di shampoo della Lush e se non era proprio top, però spero che si sia caricata la pagina, insomma. Quindi scegliamo uno shampoo. Spero che sia adatto, ma tanto comunque lo prendo lo stesso. Io adesso sto muovendo il mouse, non so in che direzione, quindi mi soddisfa più questa qui. Ok, non ho scelto niente. Beh, risalgo, riscendo un pochettino, muovo il mouse, il mais, muovo il mais. E schiaccio questo. Oh, non ci sto cogliendo. Ah! Ok, allora abbiamo scelto Honey High Ash voilà. Abbiamo scelto l'Honey High Washed My Hair, che non so che cosa sia. Intanto aggiungiamo il carrello. Ok, uno shampoo solido al miele caramellato. Ok. Andiamo avanti, poi dopo man mano rivediamo tutti i prodotti. Una volta che arriveranno questi prodotti, io comunque li testo e poi ve ne parlo esplicitamente in un video. Vi farò sapere che cosa ne penso, nel bene e nel male. Quindi spero per loro che mi soddisferanno.
Ok, adesso rivado sul sito proprio generale della Lush e scelgo qualcosa qui sotto che dovrebbero essere dei best seller oppure delle novità di prodotti che sono appena usciti. Ma io non avendo appunto, ripeto, il negozio qui vicino, non ho provato, non so, non riesco a provare tutto, quindi quando è che mi capita compro qualcosina, ecco. Allora, io continuo a scendere, mi sposto un po' col mouse, questo se non sbaglio è il quarto prodotto. Andiamo a vedere un pochettino perché tanto non vedo. Controsenso, Ilaria. Ok, ho schiacciato dove? So iMusic. Ok. Io non so, vabbè. Adesso, ritorno su. Ok, penso di essere tornata su. Riscendo piano piano. Ho schiacciato involontariamente su qualcosa, vediamo dove. Sto sempre qua, preciso. Risalgo. Quindi riscendo. La prossima volta un video del genere lo faccio con mia cugina. Ti aspetto, Ermenegilda. Perché mi è più comodo. Cioè, più comodo. Almeno ci facciamo due risate perché col tempo che sta scorrendo non penso che sia. Vabbè, ma sarebbe più carino appunto farlo con mia cugina perché almeno due risate ce le facciamo. Mi piace questo. Bene, sono scesa giù in fondo. Quindi adesso è abbastanza pesante questo video, sono consapevole. Risalgo un pochettino e vado qui, sperando di aver... Ok, sono sul... Beh. Allora, Ilaria non è capace di fare questo video e ce ne eravamo accorti, quindi adesso sto riandando sulla pagina e riscendo, scendo di poco per non fare come prima che arrivo fino in fondo e il video potrebbe durare 3 mesi. Quindi vado a schiacciare questo. Cioè io non ho fatto niente, mezz'ora che muovevo la mano e... Ma, boh. Allora, scendo, scendo, ho rischiacciato involontariamente, basta, io penso che dovrò cambiare pagina perché, vabbè, l'ultima volta poi cambio e mi capo il prodotto perché, insomma, sono capace. Allora, scendo, scendo, scendo. No, in realtà devo salire, salire, salire di pagina perché sennò è un problema. E qua. Sì, vabbè, ma scusate, quanti prodotti ci stanno in questa pagina? Ne sono tre, ne sono cinque, Ilaria, quindi è normale. Allora, facciamo così, ne cerco uno della collezione Natale. Visualizza collezione e me ne capo uno per Natale perché sennò qua veramente siamo siamo qui a registrare fino a Pasqua, insomma. Allora, Natale, scendo, 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 vado molto più anche perché sono curiosa di vedere che cosa mi esce. Mi sposto a destra e schiaccio questo. What? Ok, sono uscita proprio fuori dal computer. Fammi vedere un attimo, risalgo. Fammi vedere un attimo, che brogliona! Non ho visto niente in realtà. Allora, quindi sì, vabbè, ma così perdo perdo di credibilità, quindi adesso vado su prodotti direttamente, sperando che cambia, la pagina e metto direttamente qui da festività e collezioni in Natale, vediamo se succede qualcosa. Bene, la pagina è sempre quella. Ok, un attimo, mi devo rimettere la fascia perché sto sudando. Ok, 1, 2, 3. Questo non, dovrebbe essere il quinto prodotto, se non sbaglio. Poi vediamo il totale in base a quanti mila euro mi sono costati, insomma. Allora. Scendo, scendo, scendo.
Scendo un altro pacchettino e mi sposto qui. Dove sono? Bene. No, no, cioè io non sono capace. Meno male, cioè, meno male. Devo dire che ho scelto un sito abbastanza complicato per la disposizione dei prodotti, però me la sono andata a cercare. Questo è Ilaria. Quindi scendo un pochettino, riscendo, muovo un po' il mouse e schiaccio qui. Spero di aver preso qualcosa. Ok, ho preso il Bunk de Noël, cioè un prodotto proprio top che io non ho mai provato, e sinceramente non l'ho mai provato perché mi sembra un po'... Però vediamo, detergente viso e corpo, magari ne rimango proprio stupita, tant'è che costa 26 euro, però vabbè, 240 grammi, ok, aggiungiamo il carrello, ormai l'ho scelto. Ragazzi, io mi sono appena resa conto che si è scaricata la fotocamera, quindi io adesso non so dove siete arrivati a vedere il video, insomma quello che ho registrato prima, però intanto non so se avete visto il carrello. Comunque adesso vi rimostro il carrello e poi rivado a scegliere il quinto prodotto. Allora, io non so in quale punto del video si sia stoppato, perché mi si è scaricata la fotocamera, e quindi appunto sto andando a scegliere il quinto sapone, quindi vado appunto a scegliere il mio sapone, che è il quinto prodotto ed ultimo. Ok. Poi appunto una volta che mi arriveranno questi prodotti li provo, li testo e vi farò sapere cosa ne penso, sia nel bene che nel male. Ok, adesso spero di essere nella pagina dei saponi. Scendo involontariamente, ho schiacciato, mi è uscito qualcosa? Ho schiacciato col destro. Ok, allora, ricominciamo. Riscendo, riscendo, riscendo. Mi sposto un pochettino. E questo. Ok, sono più vicina a questo, che è quello più grande. Se non sbaglio, sì. Fresh Pharmacy, sapone per il viso. Vabbè, mi è capitato, me lo acchiappo, insomma, ma non è uno dei miei preferiti, non perché l'ho provato, ma non mi ha mai aspirato come prodotto, quindi, sì, infatti è proprio un camomilla, no, questo è un qualcosa di... Io adesso non niente, l'ho pescato, me lo tengo, lo provo, magari è il prodotto dell'anno, ne vado pazza, magari me ne innamoro e niente, cioè. Ok, quindi l'ho aggiunto al carrello, adesso vado a appunto ad acquistare il tutto e sono molto curiosa di ricevere il pacco profumatissimo, che chi compra da Lush, soprattutto online, sa che, tralasciando il negozio che profuma tutto l'intero centro commerciale, ma quando arriva a casa lo scatolone invade praticamente tutta la casa e ha questo profumo buonissimo di tanti profumi messi insieme, e non vedo l'ora che mi arriva, quindi adesso procedo con il pagamento e tutti i miei vari dati e poi ci rivediamo appunto allo spacchettamento dei prodotti. Eccoci qua con il pacco della Lush, che mi è arrivato ieri pomeriggio. Ho appunto aspettato per aprirlo. Mi munisco di forbici e vado ad aprirlo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che profumo, cioè, pensavo profumasse di più. Vabbè, il solito, vabbè, questo è l'ordine che abbiamo fatto, tutti i prodotti. Allora, iniziamo da questo, qui sotto, che è il Bunk de Noël. Detergente per viso e corpo con cremoso burro di cacao e cuoio solidale per idratare. Ok, apriamo e sentiamo il profumo.
ecco perché non l'ho mai preso. Allora, sa di... cioè no, a me non piace, no, no. Allora, la consistenza è questa, cioè un pezzo tutt'uno che va, da come ho visto, preso e sgretolato, bagnato e applicato sul viso o sul corpo. L'odore è pungente, sa di liquirizia, cioè perlomeno io ci sento la liquirizia e non capisco, forse menta e cannella, ma mi sbaglio sicuramente. Adesso vado un attimo a controllare. Passiamo al secondo, sempre qui sotto. Qui c'è la nostra bomba da doccia, che pensavo fosse più dura, invece è tipo polvere che se la schiaccia si sframmica. Profuma di limone ed è buonissima, profuma di crema pasticcera al limone, io non so se voi l'avete provata e molto probabilmente con i profumi e gli odori io mischio tutto, quindi mi piace e non vedo l'ora di provarlo, anche perché penso che durerà una doccia, per quello costa 2 euro e qualcosa, perché appunto si sframica, e adesso non so se riuscite a vederlo, ma comunque cadono pezzetti. Ho fatto un macello. Ok, andiamo avanti. Nel terzo finalmente troviamo i campioncini. Sì, due minuscoli campioncini. Uno è il Mask of Magnaminti. Pronuncia penso sia proprio ottima. Maschera per viso e corpo. Ok, no, pensavo peggio. E poi c'è questo Ginders gel doccia, che è arancione, sì, che l'avevo vista anche sul sito. Questo sa di amaretto ed è arancione, praticamente arancionissimo. E anche questo non vedo l'ora di provarlo, anche perché questo mi dura una doccia. Quando mi capita che mi danno questi, no, no, ma comunque se ci fai due o tre volte, chi? Dove? Cioè, se sei pollicino, sì, ci fai 18 volte, ma io una volta, anche perché così, cioè, questa è la mia dose della doccia, cioè, se non di più, quindi magari con questo dito di gel doccia nemmeno ci faccio l'intera doccia. E andiamo avanti con quest'altra parte, che qui sopra troviamo. Questo profuma tantissimo, lo sento, man mano che tolgo i pezzetti di plastica mi viene il... mi sale tantissimo il profumo. Lo shampoo solido, se non sbaglio, fatemi andare a controllare. Sì, Honey I Washed My Hair. Sì, è lo shampoo solido, che è dolcissimo ed è buonissimo. Perlomeno l'odore mi piace tanto, anche questo un po' si sgretola, ma è normale, presumo. Sa di miele, perché giustamente Honey c'è scritto già nel nome. Non so se c'è qualcos'altro, ma molto probabilmente sì, ma non, è un profumo che non inquadro. Ok, io intanto sto togliendo le varie plastichine dalla penultima. No! Questo è, se non sbaglio, è stato il primo pescaggio, prima scelta alla cieca, e no. Il profumo non mi piace per niente. Mi vengono in mente le ascelle, ma non è che puzza di ascelle. E non lo so, guarda, è tipo un deodorante strano. Non lo so, però... aspettate un attimo, perché magari è sciolto, forse così è troppo concentrato, e magari applicato sulla pelle puzza lo stesso. Ok, quindi vedrò come posso usarlo. No, vabbè, magari hanno usato più volte. No. E c'è qualcosa di forte, non so che cosa c'è all'interno, non so, non ho letto. Perché sa di biscotto, però è forte, cioè non è il solito cookies o il solito biscotto che normale. Ha qualcosa che infastidisce, soprattutto a me. Non so capire i profumi e tantomeno li so descrivere. Quindi vado a vedere l'ultimo. Vado a prendere l'ultimo prodotto, che non mi ricordo nemmeno che cos'era. Se c'è. Ah, ok.
l'altro detergente viso che ho dovuto prendere per forza, tra virgolette, perché ogni volta che vedevo questa cosa in negozio l'ho sempre, non l'ho mai voluta provare perché appunto non mi dice niente. Anche sul sito, magari leggendo tutti i vari ingredienti o che cosa serve, non mi è mai piaciuto, cioè non, niente. Stava là, non mi faceva né caldo né freddo. Quindi con la fortuna che ho, l'ho pescato ciecamente come ultimo prodotto. Ha un odore particolare, perché in questo video abbiamo scelto delle cose abbastanza particolari. Tutte quelle che abbiamo scelto hanno un profumo abbastanza particolare. Quindi questo è... Adesso provo a descrivervi. Per chi lo conosce, fatemi sapere se a voi piace, perché mi sembra, vabbè, acqua di rose, tipo rosa e questo non so descriverlo, cioè questo è, a priori non so descriverlo. Spero che l'effetto finale, una volta messo sul viso, sulla faccia, sia meglio del profumo, perché profumo non mi piace. Fatemi sapere se avete provato questo o la versione nera, perché c'è sia rosa che nera. Con quale vi siete trovati di più, con quale vi siete trovati peggio, fatemi sapere in grandi linee, soprattutto se avete provato uno di questi prodotti o se non li avete provati, e soprattutto se li avete provati, come vi ci siete trovati, perché sto avendo delle preoccupazioni abbastanza grandi. Quindi questo è quanto. Spero che questo video inutile, abbastanza inutile, vi abbia tenuto compagnia o che comunque vi abbia fatto piacere. Noi ci rivediamo al prossimo. Più in là, una volta provato tutti i prodotti, sul mio canale trovate il video apposito che parlerò di questi fantastici 6 prodotti. Io vi mando un bacio, noi ci vediamo al prossimo e basta, seguitemi, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Sotto nell'info box, la tiritera che ripeto ogni volta, che sotto nell'info box trovate tutti i miei social. Vi aspetto, ciao!